Iniziamo questa conferenza stampa da parte mia con molta emozione, perché sono molto contento di rappresentare questo gruppo di persone che per questi anni si è riconosciuto nel progetto dell'UDC Intero di Brindisi e in questo grande passaggio, all'interno di questo grande partito che è nato e che penso sicuramente guiderà l'Italia nei prossimi anni. Ringrazio veramente tutti gli amici e tutti coloro che insieme a me hanno condiviso questo progetto, hanno seguito questo progetto, e tutto quello che va alla semplificazione politica, al chiarimento, proprio questo che noi non abbiamo condiviso a livello nazionale, il nostro partito, il fatto che per piccoli posti in più o in meno non si riescono a chiudere gli accordi politici che guidano l'Italia per i prossimi anni e che quindi si possa realizzare tutti insieme, tutti coloro credono nel centro-destra in Italia, un grande partito. Un grande partito che rappresenterà tutte le anime. Noi, come sempre, abbiamo seguito e seguiremo il nostro amico Raffaele Fitto, con il quale condividiamo tutta la sua politica già dai tempi del 1998, personalmente io dai tempi del CDL, e quindi ci onoriamo di rappresentare, di far parte della sua corrente in provincia di Brindisi. L'onorevole Fitto, che ha governato così bene la regione Puglia negli anni e che oggi finalmente tanta gente, tante persone stanno riconoscendo il suo lavoro svolto in tutti i campi, sia nei campi della sanità, dove siamo di fronte a buchi finanziari enormi, a incarichi esclusivamente di tipo clientelari e non professionali. L'onorevole Fitto, che ha portato la regione Puglia ad essere fra le migliori regioni al mondo, avendo avuto degli ottimi risultati in materia finanziaria, non ha mai aumentato le tasse, ha sempre portato avanti in Puglia una grande regione. Passiamo oggi da un piccolo partito, che seppur importante, a un grande partito. Perché tutto questo? Perché la semplificazione, la forza che era una volta, chi come me è nato all'età di 19 anni, 18 anni, aveva la testa della Democrazia Cristiana, la grande semplificazione della politica, oggi è il Partito del Popolo della Libertà. È un progetto importante. Sicuramente vedremo dei grandi risultati elettorali in Puglia, visto che tutti i sondaggi, sia al Senato sia alla Camera, ci portano vincenti. Noi, in terra di Brindisi, daremo il nostro contributo in tutti i comuni, sia dove si vota e sia dove non si vota. Le adesioni sono venute da Oria, a Mesagne, a Francavilla Fontana, a Sandonaci, a Torchiarolo, a Villa Castelli, a Cerino San Marco, a Pasano, a Carovigno, ad Ostuni. Amici eletti o amici che in questi anni hanno partecipato alle campagne elettorali per l'UDC, sono stati attivisti di partito, ex segretari cittadini, presidenti di consiglio, sindaci, tutti insieme in questo grande progetto, e siamo convinti che vedrà anche per l'anno prossimo, per il 2009, alle elezioni provinciali, anche grazie al nostro contributo, vedere il PDL alla guida della provincia di Brindisi, che tanto ha bisogno di sbloccare gli investimenti, visto che la politica di questi anni, una politica falsa ambientalista, una politica che ha portato la provincia di Brindisi a grossissime difficoltà finanziarie, ma solamente con le politiche dell'annuncio, che è la stessa politica che Veltroni sta facendo, con le politiche dell'annuncio, che poi il giorno dopo non si concretizza assolutamente niente di quello che è stato detto. Quindi chiudo questo mio breve intervento passando la parola a Raffaele Fitto, ringraziando tutti voi per avermi seguito in questo grande progetto che è quello del PDL. Grazie.